L'abbazia di Santa Bona di Vidor è inserita in uno degli angoli più belli dell'Altamarca, sopra il fiume Piave e a ridosso dell'Arco delle Colline. Si intravede passando dal ponte di Vidor e guardando verso est, là dove il letto del fiume si restringe tra due promontori rocciosi. Un documento del 1106 conservato presso l'archivio di Monte Cassino testimonia la sua origine, avvenuta in seguito alla donazione di Giovanni da Vidor che, al ritorno dalla prima crociata, portò in paese le spoglie di Santa Bona, vergine egiziana che rifiutò ricche nozze dicendosi sposa di Cristo. Venne subito edificata una chiesa in stile romanico, che fu poi donata ai monaci benedettini di Pomposa. Orientata con il sorgere del sole del 12 settembre, giorno dedicato alla Santa, la chiesa è introdotta da un pronao sorretto da due colonne in pietra. In cima occhieggia un medaglione con un bassorilievo dell'Arcangelo Michele Barbuto, dotato di ali, spada e globo crucigero. Del campanile si conserva la parte inferiore del 1263, costituita da blocchi di pietra calcarea e ciottoli. L'interno presenta al visitatore l'affresco duecentesco di San Cristoforo, invocato per difendere la comunità dalle disgrazie e i pellegrini dalla morte improvvisa. Al centro del chiostro, terminato intorno al 1283, si trova il pozzo e sulla parete sud il grande affresco della Madonna con Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Girolamo, realizzato intorno al 1459 da Dario da Treviso, pittore a cui spetta l'introduzione nell'area trevigiana delle novità acquisite a Padova nella bottega di Francesco Squarcione. Dopo l'ultimo abate pomposiano Enrichetto, l'abbazia fu retta per 310 anni dagli abati commendatari, finché nel 1774 fu venduta dal Senato Veneto a Nicolò Erizzo, procuratore di San Marco. La Grande Guerra danneggiò gravemente tutti gli edifici, ma le reliquie di Santa Bona, abbandonate tra le macerie, furono salvate. Oggi l'abbazia è privata, ma l'antico legame con la sua gente non si è mai spento e le reliquie continuano a essere venerate nelle varie ricorrenze dell'anno liturgico.